Allora, un saluto a Sabrina in Brasile, speriamo possa venire presto nuovamente a Roma. Adesso ci spostiamo in Argentina, dove ci aspetta Ernestina dalla Corte Lucio per il nostro appuntamento settimanale con la Terra dalla fine del mondo, da cui tra l'altro ci seguite veramente in tantissimi e numerosi. Ciao Ernestina, ben ritrovata! Ciao a tutti, ciao Monica, come stai? Bene, bene. Allora vorrei sapere, prima di raccontare la storia di questa settimana, come va a te, se ti hanno contattato in tanti per raccontarvi e per raccontarti le loro storie. Sì, per fortuna è stato molto emozionante, sono stati in tanti a contattarti per fare i complimenti, no, per la storia di Nereo Valdesolo, ma anche per raccontarmi le loro storie di immigrazione di tutta l'Italia, che speriamo poter contare al più presto, perché anche penso che è molto importante poter far conoscere quelle storie, tramandarle. Penso che possiamo imparare tanto di queste vicende, queste storie di vite dei nostri migranti che con tanta tenacità, con tanta forza di volontà, si sono fatti una vita anche in altre parti del mondo e come sono andati avanti. Penso che quello è molto importante e vi ringrazio per questo spazio che date agli italiani nel mondo, che è molto importante ma molto emozionante anche. Bene, Ernestina, allora prima di addentrarci nella storia vorrei sapere come sta andando lì in Argentina per quanto riguarda il piano vaccinazione. Qui in Italia, insomma, sta andando, devo dire, molto bene, le persone, le categorie più fragili sono state tutte vaccinate, almeno una dose, ma quasi tutte anche la seconda, adesso si procede per classi di età. Lì la situazione com'è? Sfortunatamente non sta andando tanto bene, non come si aspettava, il piano di vaccinazione si rallenta un po' per la mancanza dei vaccini, ma per fortuna come aspetto positivo l'Argentina è stato recentemente il primo paese della Latino America a produrre un lotto di il vaccino Sputnik V, è in fase sperimentale ancora, ma devono inviare queste dosi per un controllo di qualità all'Istituto Gamaleya, che è questo istituto russo che ha creato il vaccino Sputnik V, ma se le prove vengono fuori bene, l'Argentina sarà in grado di produrre milioni di dosi e quello è sempre molto, ci dona molta speranza perché qui la situazione è molto preoccupante, le autorità sanitarie sono molto, chiedono al governo, diciamo, di misure più restrittive perché la situazione è preoccupante, i casi salgono e un argomento molto difficile è il tema della circolazione, per esempio, il tema del trasporto e i contagi che quello provoca, quindi stiamo aspettando nuove misure di sicurezza da parte del governo. Certo, noi da qui e grazie a te monitoreremo. Allora, raccontiamo questa storia, una storia estremamente interessante che risale a 100 anni fa, quando Giovanni Dalzotto, tra l'altro che ha perso purtroppo i genitori dopo la guerra mondiale, decide di vendere la casa, lasciare le sorelle e partire per l'Argentina, appunto, anche in cerca dei suoi parenti. E ovviamente, se no non ne parleremo questa sera con te, ha dovuto incontrare diverse difficoltà in questo suo viaggio, in questo suo percorso di emigrazione. Eh sì, ha incontrato tante sfide. Pensa che lui era giovanissimo e deve adattarsi a un nuovo mondo con tutto da scoprire, nuove abitudini, nuove culture, nuova lingua, doveva imparare tutto. E lui veniva da questa bellissima frazione che si chiama Mugnai, in provincia di Belluno, e viene qui a Rosario. Come sai, tanti migranti, non si sa, no, l'emigrazione di quell'epoca non c'era l'internet, non c'era il cellulare, era tutto molto diverso. Ma magari alcuni migranti avevano solo un indirizzo di un paesano in un pezzo di carta. Per fortuna qui c'erano due cugini di Giovanni Dalzotto che lo aspettavano e con tanti altri paesani che incontrò qui nella città di Rosario, perché è venuto da Buenos Aires fino a Rosario, riesce a fare tante cose, per esempio a costruirsi la casa propria con l'aiuto di questi paesani. Lui, Giovanni, farà tanti lavori, per esempio lui era muratore idraulico e riesce a trovare un lavoro in un frigorifero molto importante della zona della città di Rosario, è da lì che un po' va costruendo la sua vita, no? Ma come tanti migranti, sì, ha affrontato tante sfide, tante nuove cose che, beh, doveva imparare a fare da solo praticamente. È riuscito a formare, a creare una famiglia lì in Argentina?
Sì, una molto bella, beh, nonostante le difficoltà che erano comuni ai tanti migranti che vi ho già raccontato, riesce a fare una bellissima famiglia e anche a tramandare le tradizioni italiane, la lingua italiana, tradizioni come per esempio mangiare tutti insieme i piatti della tradizione, no? Lì in famiglia, anche la lingua, per esempio Giovanni Dal Sotto insegnava ai suoi figli a cantare le vecchie canzoni che cantava lui, come quel mazzolino di fiori, c'era un piccolo navio, poi anche la lingua tramite beh, queste canzoni, ma faceva figli scrivere lettere alle sue sorelle rimaste in Italia. Era un modo per anche custodire quel legame che c'era con la famiglia che era rimasta in Italia, e anche un'ottima opportunità per mantenere viva la lingua italiana. Ma Poi guarda, anche Giovanni curava insieme i figli. Oggi Pedro Dal Sotto, suo figlio, che è chi ha raccontato questa storia, lo fa ancora con i suoi figli, i suoi nipoti, quindi beh, molto bella tradizione. Pedro, E tra oggi la l'altro, famiglia Dal Sotto Pedro è uno dei cinque figli, che so è riuscito anche a venire in Italia e andare a ricercare un po' i luoghi delle origini della sua famiglia, vero? Certo, ha fatto un viaggio molto emozionante, no? Un po' alla terra delle origini e c'erano due zie molto speciali che lo stavano aspettando. Lui ricorda con molta emozione come piangeva quando vede per la prima volta il fiume Piave e anche tutte quelle montagne che suo padre raccontava con tanta nostalgia. Poi arriva quel giorno di questo abbraccio infinito con le sue zie che lui sentiva che già le conosceva perché, beh, dopo scrivere tanti anni queste lettere, un po' si conoscevano. Lui ha fatto anche una cosa molto speciale perché, come ti ho raccontato, lui, curava insieme al padre un orticello. A casa delle zie riesce a fare anche lui, sistemare, no, un piccolo orticello per le sorelle di suo papà e va con questa tradizione, solo che questa volta lo fa nella terra di suo padre. Anche lui, che è di professione Pedro Dal Sotto, no? Figlio di Giovanni, è di professione tappezziere. Vede alcune sedie lì e decide di rifarle. Vengono fuori così tanto belle, tanto bene, che la contessa per la quale lavoravano le sue zie decide di prendere quelle sedie e sporle nel salotto principale della residenza della contessa. Quindi anche un bel momento di orgoglio di un mestiere ben fatto come tanti italiani sapevano fare. Anche quell'eccellenza, no, di un mestiere ben fatto. Certo. Tra l'altro so anche che lui ha assistito in quella mattinata del 13 maggio, che nessuno di noi mai si scorderà di 40 anni fa, all'attentato di Papa Wojtyła. Lui era lì quella mattina. Che ricordi ha indelebili di quel giorno, che tu sappia? Mi ha raccontato, beh, quel giorno lui vivrà un momento storico unico senza accorgersi. Lui era lì con la moglie Mabel e i due bambini piccoli. Quel giorno aveva ricevuto un invito speciale per essere lì nell'udienza, ma a Piazza San Pietro, no, Vaticano, ed era a pochi metri, era nella quarta fila. All'improvviso sente due colpi di pistola. Poi il rumore assordante del volo delle colombe che prendevano, si alzavano in volo e sfuggivano dalla piazza. Poi lui si alza sopra la sedia, guarda e vede il Papa mobile, che c'era il Papa praticamente sdraiato, e un cardinale che si inclinava per aiutarlo. Poi va di corsa, diciamo, il Papa mobile verso l'ospedale, quello di Gemelli, e sinceramente in quel momento erano tutti sotto shock. C'era l'incertezza, anche la tristezza e la paura, perché mi racconta che loro non sapevano in quel momento lì a Piazza San Pietro come continuava la situazione, se non sapevano se era ancora finita. E lui non solo che era triste e preoccupato, ma anche aveva i figli piccoli con lui, quindi erano anche loro spaventati. Vabbè, un giorno che doveva essere veramente il sogno di una vita, no? Avverarsi un sogno, diventa praticamente un incubo, perché quel momento è stato unico, storico, molto triste anche. Per fortuna il resto del viaggio è andato fuori molto bene, molto emozionante, ma quel momento, quelle sensazioni rimarranno per sempre nel suo cuore, come un momento unico, storico e indimenticabile. Per fortuna soprattutto il Papa si riuscì a salvare. Allora, grazie Ernestina, noi ci vediamo ovviamente prossima settimana con un altro racconto di migrazione. Grazie, mi raccomando, continuate a segnalarci le vostre storie in redazione oppure tramite i nostri social. Grazie Ernestina!
Ciao Monica, ciao a tutti dalla fine del mondo. Vi aspettiamo. Buon proseguimento, grazie. Adesso invece noi dall'Argentina andiamo a Dubai, dove un gruppo